Ebbene, cos'è il concetto dell'era assiale? Allora, alcuni di voi dovrebbero sapere che sesto, secondo secolo avanti Cristo, modo particolare il sesto secolo, Buddha, Lao Tse, Confucio, Zoroastro, sono quasi contemporanei. Cioè l'umanità ha assistito a un grande cambiamento, almeno nell'Eurasia, che è molto, molto importante. Cioè tante volte noi non dice quali sarebbero le basi teoriche, non so, delle vie iniziatiche, compresa la massoneria, la Rosa Croce, proprio in quella era assiale, perché scoprono, c'è la critica al mondo del passato che si trasmetteva per tradizione senza chiedersi perché. Quindi c'erano i sacrifici umani una volta, poi gli sacrifici animali, poi arriva la profetica ebraica, il campo biblico, dice basta sacrifici, perché Dio ha tutto, non ha bisogno di sacrifici. E allora che cosa vuole Dio? Vuole che si dia importanza agli orfani, alle vedove, al comportamento, all'etica. Allora c'è la critica e la fine del sacrificio, dei sacrifici, la scoperta del sé, l'importanza della persona, dell'individuo, e la realizzazione attraverso la vita e il comportamento. Sostanzialmente, dico sostanzialmente, da allora non c'è niente di nuovo. Per quanto riguarda la filosofia, per quanto riguarda le religioni, non c'è niente di nuovo. Questo grande cambiamento è avvenuto in un periodo di 6 secoli e c'è un filosofo italiano che dedica 150 pagine, Galimberti, nella sua opera Omnia, dedica il primo volume all'era assiale. Il primo ad accorgersi di questo cambiamento è stato Karl Jaspers, fenomenologo tedesco, negli anni 30, e si rifaceva un accenno di Weber, l'autore sul capitalismo, protestantesimo e capitalismo. Vedete come? Allora, anche più il massimo filosofo del Novecento, dicono che sia stato Heidegger, non fa altro che un ritorno a Parmenide, la dialettica, Parmenide ed Eraclito, tutto è uno, tutto in movimento. Allora, il primo darsana dell'India, incominciano i darsana a chiedersi, a distinguersi in scuole diverse, perché c'è il sacrificio, la vita ordinaria, e così un poco accenno all'aldilà, perché se voi cercate la dottrina della karma reincarnazione nei Veda, non c'è, c'è nelle Upanishad. Ma spesso nell'Upanishad viene interpretato non in senso occidentale, perché per gli orientali, lo sapete, che per gli orientali la reincarnazione è un fattore negativo, ci credono, e loro ci credono nel karma, nella reincarnazione, come quando uno incomincia a bere il latte per crescere, è la cosa più fondamentale. Persino le scuole cosiddette agnostiche, credono nel karma, credono, cioè, che l'io individuale in qualche modo dovrà rendere conto. Magari non hanno chiaro, rifiutano la molteplicità degli dèi, il politeismo, se non arrivano al monismo, però tengono fermo questo insegnamento, finché restano nell'ambito dei Veda. Invece Buddha ha voluto ricominciare da capo, dall'uomo. I jainisti non credono non si pongono. Il nirvana per Buddha ha tutti gli attributi di Dio. Il nirvana, il termine nirvana, tutti gli attributi. Il non nato, l'ineffabile, il totalmente altro, lo diciamo di Dio. E lui non lo chiama Dio, chiama nirvana. Cioè la conclusione della fine di tutti i problemi dell'uomo e del cosmo. Si chiama nirvana. Allora, generalmente nella storia delle religioni l'età dell'oro è all'inizio, no? È il desiderio dell'uomo di riprendere l'età dell'oro. Invece Buddha la pone alla fine. Però i buddhisti, quindi fa un grande sforzo, andare controcorrente nel VI secolo avanti Cristo, però siccome era un uomo buono, mite, e mirava
alle cose pratiche, concrete, non si pose contro nessuno, non ebbe mai contro nessuno, un pensiero, un'azione. E allora, però, i buddhisti, due generazioni dopo, incominciarono a dire, ma tutto qui è. Gli intellettuali, purtroppo, sono i corruttori di tutte le religioni, di tutte le filosofie, no, perché in nome della filosofia, ma il buddismo, grande veicolo, ha poco a che fare. Però siccome sono tolleranti, può darsi il caso che in un monastero ci sia la pratica del piccolo veicolo e del grande veicolo. Ma la metafisica del grande veicolo è straordinaria. Cioè, praticamente il Buddha non è più l'uomo reale che è vissuto sulla terra, l'ultimo di una serie, ma è praticamente il Buddha cosmico. È come la dottrina dell'incarnazione dei cristiani che fa del Gesù di Nazareth, falegname, figlio di un falegname, associandolo a Logos, alla seconda, diventa la seconda persona della Trinità, il creatore del mondo. E niente è stato fatto senza di lui. Questo però se noi lo comprendiamo come mito, lo posso anche accettare, ma non in senso reale, in nome del quale io sono ortodosso o non ortodosso, merito la vita, la salvezza o la persecuzione. Questo è il problema. I sei darsana dell'India, cioè l'accettazione da parte di una religione di sei vie di realizzazione, partendo dal principio come noi conosciamo. Ecco, esiste una idea universale accettata, accettabile da tutte le scuole filosofiche, come arriviamo alla conoscenza, no? Noi diamo come scontato, leggiamo un libro, viene dalla tipografia, qualcuno l'ha scritto, ma le cose non stanno così. Nella filosofia pura, ancora ci sono tante questioni aperte. E invece in India hanno pensato di affrontarle, però la parte puramente teoretica, i primi due darsana sono stati abbandonati. I darsana viventi, diciamo così, cioè la Samkhya, lo yoga, il Vedanta e poi Vedanta, Shankara e derivati, e poi c'è Ramanuja, che è stato un correttivo al Vedanta di Samkhya. Secondo la filosofia Samkhya ci sono due principi, c'è il Purusha e la materia energia. Questo lo spirito e l'energia, perché il concetto di materia come qualcosa di solido, loro già avevano intuito che era un'energia cosmica, energia. Ecco. Il problema era se le qualifiche praticamente erano nelle cose o nella persona che pensa, se ha il primato il pensiero o la realtà. Ecco. Anche nel buddismo, ad esempio, ci sono i cinque sensi, ma c'è un sesto senso che è il senso della mente. Ecco perché si è potuti passare dal piccolo veicolo, che accetta, è un po' realista, no? E al veicolo, grande veicolo, che poi dice, ma chi viene prima, la mente o l'energia? O sono concomitanti? Per scelta anche metafisica ed etica, alcuni, dando il primato alla mente, hanno creato il presupposto per l'equivalenza Brahman-Atman e l'equivalenza di Buddhi-Nirvana. Il Nirvana, la mente e la Buddhi cosmica sono la stessa cosa. Perché se non c'è una casta sacerdotale, un magistero riconosciuto, e che ama magari il potere anche temporale, come spesso, che sfocia nella cosa lì di Spagna, l'Inquisizione, si è liberi, perché manca il principio di autorità. Lo sapete? Se non abbiamo un principio di autorità sulle cose sulle quali non possiamo fare verifica, c'è libertà. E non si può dire, arrivato a un certo punto, molte idee nascono e muoiono, perché ci sono delle contraddizioni. Cercano di superare il principio di non contraddizione, però non riescono a superare il senso della critica storica. Ma molte idee ancora restano in campo perché si tratta di cose sulle quali non possiamo dare una verifica assoluta.
Quindi la Bibbia, il Corano, i Veda, eccetera, sono principi di autorità. Ma se uno non ci crede, può essere libero di non crederci. Perché spesso molto dipende, non tanto dalla buona o cattiva volontà, ma dall'educazione. Ecco perché spesso le religioni insistono sull'educazione dei bambini. Perché se uno, io porto il caso italiano, se dai 7 ai 10 anni ha ricevuto un'educazione in parrocchia, no? Spesso, quando si è moribondi, si ritorna, si regredisce a livello infantile, e molti che hanno fatto campioni di anticlericalismo, hanno bestemmiato, hanno paura della morte. E questi sono i migliori candidati a tenere in vita le grandi istituzioni religiose, che siano orientali o occidentali. La paura. Heidegger, essere tempo, essere per la morte, come un sottotitolo ideale è questo. Cioè praticamente la filosofia dovrebbe, secondo i grandi filosofi, insegnare all'uomo di accettare, può credere in Dio, nell'assoluto, ma accettare la condizione umana che è nascita, crescita, morte. Con tanti interrogativi, ma accettare come fatto di carattere, come formazione forte, di non avere paura e di morire. E infatti io sono andato via, ancora in tempo, perché voglio prepararmi ad essere, a morire sano e saggio. Questa per me è la condizione umana. No, ma dici, morirai da cristiano o da buddista? Non lo so, perché generalmente noi, ecco, qua nei sedarsane, nei primi darsane, sono posti soprattutto il problema della conoscenza. Come noi conosciamo, impariamo a percepire i colori, se i colori sono nella cosa in sé, sono nella nostra retina, nella nostra interpretazione, eccetera. E non c'è stata una risposta ultima. E quindi quello che noi possiamo fare, conoscere queste cose, ma diventare delle persone adulte, degli uomini saggi. Allora, quindi la Samkhya è alla base dello yoga. Noi abbiamo, qui a Milano ci saranno almeno 100 palestre yoga, no? C'è più yoga in Occidente che in India. C'è più attenzione allo yoga. Perché per gli indiani quello che si è sviluppato nel corso dei secoli è, diciamo, è il visionismo. Cioè tutti questi filosofi hanno avuto la loro importanza e ce l'hanno ancora, però di fatto quello che importa è avere la possibilità di entrare in rapporto con una divinità che possa aiutare l'uomo ad avere speranza, a superare i suoi problemi. Questo è un po' la linea Bhakti. E il Vangelo dell'India, sapete qual è il libro, che poi è breve? È la Bhagavad Gita. Allora, nella Bhagavad Gita trovate una sintesi di tutte tutti i darsana, di tutte le vie di realizzazione spirituale. Anche diciamo così, i filosofi più profondi, più intellettuali, trovano nella Bhagavad Gita dei riferimenti. Se poi se sono occidentali, cosa fanno? Sviluppano un discorso, scrivono 100, 200, 1000 pagine e vanno leggono il Bhagavad Gita per trovare conferma alle loro tesi. Infatti tante volte io dico a certi nuovi predicatori, assertori di verità, dico fatti una chiesa, almeno sappiamo con la tua autorità, e non lasciare nel vano. Però bisogna essere un po'... A proposito, quando ci sono degli autori, fanno di scuole di marketing, no? E studiano il cristianesimo come risultato, cioè, come è stato possibile che una religione, un gruppo di 12, a parte Matteo, erano tutti popolani privi di istruzione. Voi la fondereste una religione, una comunità con dei popolani privi di istruzione? Sicuramente no. Eppure il cristianesimo delle origini nasce sulla base di popolani privi di istruzione. Ma, aggiunge, erano stati alla scuola di Gesù. Cioè,
noi sappiamo più dell'opera apostolica che di Gesù. Infatti, perché i Vangeli ci riferiscono un terzo del Vangelo, l'ultima settimana della vita di Gesù. Perché per i primi cristiani era più importante, poi fu più importante qualche secolo dopo, sapere che significato dare alla morte e risurrezione di Gesù. Perché inizialmente il cristianesimo era una religione escatologica. Ecco, quello che manca all'Oriente è l'escatologia. Cioè, per l'Oriente, mentre per il pensiero biblico c'è l'inizio, la Genesi e l'Apocalisse, no? Per i cristiani, l'Oriente non c'è. Nell'Oriente c'è il mito dell'eterno ritorno, sono dei cicli. Noi 17 miliardi di anni fa eravamo qui a dirci le stesse cose, se ci credete. Allora, questo può essere l'inizio della più grande saggezza oppure della follia. Nietzsche, proprio quando incominciò a meditare sul mito dell'eterno ritorno, era già mezzo pazzo, cioè problema, completamente andò fuori di testa. E guardate che... perché noi vogliamo rispondere a questa domanda: da dove vengo, chi sono e dove vado. Ecco. Io, diciamo, da 10 anni, dal 12 luglio questa parte, dice, vengo non so da dove, sono non so chi, morirò non so quando, vado non so dove, mi meraviglio di essere contento. I 6 darsana praticamente danno una interpretazione teoretica delle questioni che i Veda non trattano. E come vuol dire, tante questioni non sono trattate nella Bibbia, ma sono trattate nella storia della teologia, di quali i concili hanno fatto un po' delle sintesi. Voi cercate la Trinità nella Bibbia, la trovate? No. Perché un altro punto, prendete nota, che le religioni, nessuna religione è nata da un libro. Delle sub-religioni, sub-interpretazioni. Ma tutte le religioni, comprese quello, il buddismo, religioni che nascono da una predicazione, da Gesù e da altri, il taoismo, non nascono dai libri, nascono dalla oralità. Persino Platone, che aveva erede di tradizioni antiche, dice, ma dovete scrivere. E dice, da questo momento, dice, anche gli asini potranno chiamarsi filosofi, perché basta essere brillanti, imparare la memoria bene, oppure se non hanno tanta memoria, sanno dove trovare le citazioni. Invece tutto nasce dalla predicazione orale. E spesso, anche laddove ci sono i testi, gli autori, gli antichi, non scrivevano, ma parlavano, recitavano, diffondevano il pensiero attraverso gli amanuensi, coloro che... il copiatore. Poi c'è un'altra questione che dovete notare, che esiste la pseudo-epigrafia. Cosa vuol dire? Che io, se voglio dimostrare delle idee, se dico Calogero Falcone, ma chi è? Ma se dico che mi ha ispirato San Paolo o Gesù Cristo, allora la pseudo-epigrafia vuol dire attribuire a un autore riconosciuto, famoso, delle interpretazioni o delle idee che non ha niente a che fare con quell'autore stesso. Infatti, noi, ad esempio, riguardo al buddismo, abbiamo il canone Pali, che è in lingua Pali, che non è la lingua sacra dell'India, il sanscrito, e abbiamo i cosiddetti 3 canestri. Poi abbiamo anche tantissimi libri, letteratura buddista del grande veicolo, prima in sanscrito e poi in cinese, non ha niente a che fare con Buddha. Si dice che erano degli insegnamenti esoterici e che Buddha non poteva dare alle masse e le aveva rivelate soltanto ad alcuni, e questi poi l'hanno messo per iscritto.
Un'altra cosa, perché spesso ci sono delle contraddizioni di interpretazione, è perché magari persino il Corano, tutti i libri in genere si dicono ispirati, il Corano invece si dice dettato, proprio o direttamente Allah oppure tramite l'Arcangelo Gabriele, e quindi il Corano andrebbe preso alla lettera. I Vangeli, vedete, ci sono delle contraddizioni, perché si dice sì Gesù, ma uno che doveva scrivere per gli ebrei il Vangelo di Matteo, uno per le persone più ben occolte il Vangelo di Marco, e poi c'è il Vangelo di Giovanni, che per gli eruditi il Vangelo esoterico. Ora, questa è una motivazione, ma anche lì ci sono, tra il testo originale, oppure la oralità originale e la stesura accettata dalla comunità, spesso passano dei secoli. Allora, nessuna versione può avere la pretesa dell'assolutezza. Ecco perché diciamo che il concetto dei sei darsana dell'India è un concetto di possibilità di accettazione della diversità, e quindi di non un accomodamento, ma di vedere in tutti gli esseri umani, in tutte le tradizioni, le manifestazioni dello spirito. L'uomo non può vivere solo, vedete. Se voi trovate nella vostra parrocchia un prete o una condizione, una situazione che vi consente di esprimere la vostra socialità anche spirituale, andateci, cioè, indipendentemente dai dogmi qua e là, che se andiamo c'è una crisi. Allora la crisi, esempio sotterraneo, che sta proprio toccando il cristianesimo, sapete qual è? La dottrina della espiazione. Noi abbiamo due, nel Nuovo Testamento ci sono i Vangeli sinottici, parlano di Gesù come profeta, non lo chiamano mai figlio di Dio, al massimo figlio dell'uomo. Il concetto figlio di Dio, anche Davide lo era, anche tutti, il Messia vuol dire unto, vuol dire anche profeta. Quindi il concetto che di Gesù hanno i sinottici, come ce l'ha anche il Corano. E poi invece il concetto partire da San Paolo, che poi ha prevalso, ha vinto, è stato estremizzato nel protestantesimo, e che l'uomo non si può salvare, ha bisogno non di un comportamento, ma di una fede, di una credenza, per essere... Ora, questa è la grande anomalia, il grande... Ma il concetto del sacrificio. Ma sapete che quando chiediamo ai padri della Chiesa, Gesù, a chi ha dato il suo sacrificio? A Dio o a Satana? Sapete che ancora non hanno risposto. Cioè, il fatto che io per salvare lui devo mettere a morte lei, questa è un'idea bellissima, ma è molto superficiale. Perché se io per salvare l'uomo ho bisogno della morte di Gesù, di mio figlio, vuol dire che il senso di giustizia prevale sull'amore. Se io lo amo e basta. Quando il Corano dice Allah è misericordioso, ti perdona. Quando nell'induismo si è sviluppato il concetto, anche nella Bhagavad Gita, del culto devozionale, vuol dire che anche nel buddismo delle figure salvatrici, ma non chiedono sacrificio. Anche esempio la Genesi. Capitolo 1, nel principio Dio creò il cielo, la terra, questo è storia o mito? Per i fondamentalisti è storia, per un cultore di storia comparata delle religioni è un mito, il mito della creazione. Allora abbiamo i miti della creazione, abbiamo il mito, chi studia la mitologia si sa che questa non è un'idea originaria, ma si trova anche nel mito di Gilgamesh, si trova in altre tradizioni. Ora, le mitologie sono varie, quindi la religione vive di mito, vive di leggende, vive di parabole, no? Gesù, parabole, per arricchire, perché il linguaggio sarebbe bello che tutti potessimo arrivare a una comprensione filosofica, ma oggi, col senno di poi, oggi dovremmo dire chiudere il libro, chiudere bottega, perché siamo arrivati ai limiti della conoscenza possibile.
perché molti, ad esempio, la prima e seconda scuola mettevano in dubbio la possibilità di poter prendere Ivera in senso letterale. E quindi la scuola di ci sono delle scuole di analisi logica. Carnap, la scuola di Vienna, dice Dio, ma non mi dice niente. L'anima, ma non mi dice niente. Cioè, quando esiste una filosofia dominante che è basata sullo scientismo, cioè la dimostrazione ripetuta di una cosa, e allora è la fine della filosofia. Noi sappiamo invece che filosofia vuol dire amore del sapere, e quindi il mito, Platone, magari sulla conoscenza, ecco, un atteggiamento giusto, buono, è quello di Bertrand Russell, che pur essendo un agnostico, pur avendo scritto Perché non sono cristiano, lui era un ammiratore di Platone, perché sul tema della conoscenza, della percezione, dice di più in senso, si chiama interferenza, per intendere l'intuizione. Cioè, quando entriamo nel campo della intuizione, capisco che molte espressioni non sono dimostrate o dimostrabili, ma sono espressioni intuitive che ci trasmettono, sentiamo che c'è del vero. Sentiamo se c'è del vero. Ma se questo lo vogliamo esprimere in senso filosofico, non ci riusciamo, tanto meno che in senso scientifico. Io sono per una Vedanta personalista, nel senso, per me Dio è qualcuno, non è qualcosa. Ecco, questa è una discriminante. Se voi l'accettate, se Dio non è qualcuno, è come, non so, mettiamo che un marziano non abbia mai visto degli esseri umani. Allora vede, non so, questo qui può essere pressato, può essere l'equivalente energetico di un essere umano. Però questo è un libro, è un essere umano, non è solo il corpo, l'energia, gli atomi, è anche una coscienza e intelligenza. Allora l'induismo quando fa, dice Sat Chit Ananda, essere, coscienza, beatitudine, mi va bene. Ma una lettura estremistica delle Upanishad, quando tutti gli attributi di Dio sono a zero, non hanno il senso, è come un ateismo capovolto. Io amo molto Ravasi, Monsignor Ravasi, l'ho conosciuto, l'ho frequentato, eccetera. E lui si pone delle tematiche che molti non si pongono, e mi piace molto perché in America c'è una corrente di pensiero che praticamente sono partiti dall'ateismo assoluto, adesso sono arrivati al panenteismo, Dio in tutte le cose, Dio come me, Dio per me è qualcuno. La capite la differenza tra qualcuno o qualcosa? Se è qualcosa, è un potere come miliardi di bombe atomiche. Se qualcuno, può essere il qualcuno anche la scintilla divina in un granello di polvere. Non so se rendo... Ecco, qualcuno, essere, coscienza, vedere. Quando io parlo, sono angosciato, che cosa faccio? Mi rivolgo a una persona che amo. Allora, se amo Dio, sono familiarità con Lui, gli parlo, gli comunico qualcosa. Lui sa già, però ha piacere che io glielo comunico. Non so se rendo intuite quello, non voglio una rappresentazione, come si dice, in modo antropologico dell'uomo. No, Dio non è un grande uomo, ma io che partecipo alla sua coscienza, alla sua grandezza. Capovolgendo le cose diventa inaccettabile. Altrimenti, se dire che c'è una mano suprema, dire che c'è un principio, ma non è il principio religioso, questa è la differenza. Se qualcuno è intelligente ed esistente, quando diceva la prova che mi convince, l'unica prova di Dio che io porto, è, come diceva Sant'Anselmo, ogni parola ha un eco dentro di noi. Se dico cane, è un cane, mucca, mucca, tavolo, tavolo. Quando dico Dio, ognuno di noi ha una percezione di questa parola che non è solo uditiva, ma immaginativa, gli dai un contenuto. C'è qualcosa che poi è al di sopra di Dio? No, altrimenti non sarebbe più Dio. Secondo te, questo concetto di Dio è puramente mentale
o è anche esistente? Per me può essere esistente. L'Iddio in cui credo, in cui, che amo, di cui sono certo, è l'Iddio persona, qualcuno e non qualcosa.